Benvenuti a Casimiri Radio, lo spazio dedicato ai podcast dell'Istituto Casimiri di Gualdo Tadino. Laboratorio di talenti. Benvenuti a tutti in questa nuova rubrica di Casimiri in Radio, chiamata Laboratorio di Talenti. Siamo Lorenzo e Socrate, due studenti del Casimiri, e facciamo parte del progetto Radio Web della nostra scuola. In questa rubrica esploreremo le vite degli ex studenti del Casimiri che hanno avuto successo degni di nota. E oggi siamo con Roberto Santinelli. Ciao Roberto. Ciao. Allora, Roberto, noi ci siamo un po' documentati, no, su di te, e abbiamo scoperto che sei un ex fisico. Sì. Prima di tutto, ex studente del Casimiri. Ah sì, sì, quello sarebbe stata la nostra prossima domanda, però grazie della risposta. E allora, volevamo subito chiederti da cosa e com'è nata questa tua immensa passione. Allora, intanto non è ex fisico, ma uno è fisico da quando, diciamo, capisce che la fisica è qualcosa che farà parte della sua vita. Oggi faccio non più il ricercatore come fino a 10 anni fa, faccio l'imprenditore. Ma nonostante ciò, quando posso cerco di ritagliarmi del tempo per comunque documentarmi su dove sono arrivati i miei ex colleghi della mia precedente vita professionale. Quindi fisico nasci, ma perché hai una passione, hai la voglia di conoscere, di esplorare, di capire, di dare risposta a delle domande fondamentali, che sono quelle che poi fanno la differenza fra l'essere umano e l'animale, cordiale di mangiare, di raggiungere degli obiettivi per vivere o sopravvivere. L'uomo in teoria dovrebbe, la stragrande maggioranza dei casi lo fa, però dare un senso alla propria vita, cercare di fare delle domande, farsi delle domande prima e provare a dare delle risposte. Quindi nel mio settore, chiaramente, essere fisico vuol dire farsi delle domande sulla natura, sui fenomeni che ci circondano, e cercare anche di provare a dare delle risposte. Noi sappiamo anche che tu hai fatto parte di un gruppo di tantissime persone che hanno vinto il premio Nobel, giusto? Sì, ho collaborato dal 2002 al 2012 presso il Centro Europeo di Ricerche Nucleari, e in questi anni i vari esperimenti che sorgono intorno al grande acceleratore di particelle, Large Hadron Collider, hanno preso dati, e alla fine di questa presa dati l'analisi di questi dati ha portato a un'evidenza sperimentale della esistenza di questa particella fantomatica già prevista dalla teoria, ma che mai era stata trovata da un punto di vista sperimentale, chiamato bosone di Higgs. E come tale, anche se nella mia piccola misura del contributo che ho dato, posso considerarmi collaboratore di. Quindi c'è questo Centro Europeo di Ricerca Nucleare, il CERN. Il CERN a Ginevra. Sì, dove tu hai lavorato per moltissimi anni. Dove ho speso almeno 3 anni durante il mio dottorato di ricerca fatto con l'Università di Perugia, e successivamente come staff del laboratorio. Che facevi dentro questo centro di ricerca? Il mio compito era principalmente sullo sviluppo di quella che poi è la cloud. Oggi io ero il padre della grid, la grid computing, che sarebbe un pochino il predecessore della cloud che voi oggi immagino conosciate, voi giovani. E in qualche modo, dico sempre scherzando, essendo uno dei padri fondatori della grid computer, sono in qualche modo il nonno della cloud. Ecco, questa era la mia attività prevalente da un punto di vista di contributo service al CERN. E poi ovviamente ogni fisico, diciamo, che lavorava al CERN aveva anche fatta salva la possibilità di continuare i propri studi, le proprie ricerche, e io ero, diciamo, coinvolto in alcuni studi con un mio team di particolari processi fisici che all'interno del laboratorio dell'esperimento LHC avrebbero potuto essere individuati. Quindi studi un pochino difficili da spiegare, ma comunque canali di fisica, di ricerca su particolari canali di fisica che mi coinvolgevano quando non facevo il softwareista. Ecco. Quindi faceva ricerche, esperimenti, Sì, non, diciamo che oggi l'esperimento nella comunità scientifica è non più l'esperimento che era magari dura un... Questi sono esperimenti che durano decenni, con grandissimi investimenti da parte dei
degli stati membri, diciamo, che partecipano e finanziano queste attività di ricerca, che magari portano il più delle volte a nessuna evidenza sperimentale, ma quando c'è l'evidenza sperimentale, magari quei 10 anni di investimenti, di tempo, di energie, di risorse vengono più che ripagati. Quindi delle volte avete fatto delle scoperte fantomatiche, c'è stata una scoperta in particolare? Mi piace dire sempre che molto spesso nella fisica, soprattutto quando questa ricerca implica collaborazioni di decine di migliaia di persone con fortissimo coinvolgimento di risorse, ma parliamo di svariate miliardi di franchi svizzeri di investimento, quindi equivalenti di miliardi di... è lo stesso setup sperimentale che è già esso fine stesso dell'investimento. Mi spiego, sì, questo setup sperimentale viene fatto per scoprire, diciamo, il bosone di Higgs, ok, o altre esotiche, diciamo, fenomeni che ancora non hanno una spiegazione scientifica, sperimentale. Però è lo stesso setup che è esso stesso poi un fine, cioè non è il mezzo, ma diventa esso stesso il fine. E l'esempio più eclatante è internet. Voi magari non lo sapete, ma al CERN, proprio per risolvere il problema della trasmissione dei dati fra magari un punto del laboratorio e un altro punto a 2 chilometri dal laboratorio stesso, hanno messo in piedi un sistema chiamato UDP, che è il precursore del TCP/IP, ovvero del protocollo che attualmente è utilizzato in internet. Quindi si dice che internet è nato al CERN per trasferire dei dati, e oggi internet, sapete tutti quello che significa, insomma, no? È qualcosa per cui voi giovani soprattutto, ma anche io, insomma, mi ci metto, non possiamo più farne a meno. La nostra vita quotidiana è intimamente legata a internet, ma tanto per dirne una, no? Insomma, cioè, quindi la risoluzione sperimentale per risolvere un problema ha comportato a mettere in piedi un'infrastruttura che oggi è qualcosa di estremamente più importante della stessa ricerca. No? Per quanto la ricerca è sempre importante, per quello che dicevo all'inizio, cioè che ci contraddistingue dagli animali. Quindi potevate raggiungere anche delle scoperte importanti anche per... Assolutamente. Nell'intento di raggiungerne alcune, si ne raggiungevano delle altre. Affinare gli strumenti per poter indagare in profondità la materia, che ripeto non è come usare un microscopio elettronico, insomma è molto più... molto spesso ha portato a delle necessità tecniche, come per esempio i superconduttori, che sono un'ulteriore, diciamo, tanto per dare degli esempi, no? Insomma, cioè, si dice che al CERN è il punto più caldo e il punto più freddo dell'universo. Il punto più caldo perché dove collidono le particelle dei fasci raggiungiamo temperature e pressioni tali che devono ricordare quanto più possibile i pochissimi picosecondi dopo il Big Bang, cioè l'esplosione primordiale. Quindi immaginate che temperature ci possono essere. Però anche è il punto più freddo, perché è tramite il raffreddamento dei magneti con superconduttori che tu puoi garantire una precisione, diciamo, dei fasci nei 27 chilometri di circonferenza dell'acceleratore. Roberto Santinelli, tu consiglieresti il tuo percorso di studio ai ragazzi di oggi? Io consiglio ai ragazzi di oggi di... non necessariamente di diventare un fisico o di diventare un ingegnere o di diventare un dottore. Io consiglio di seguire quello che è rappresenta la persona, cioè fatevi degli obiettivi nel medio e lungo termine. Non necessariamente dovete diventare avvocati, dottori o ingegneri. Diventate quello che volete diventare, e soprattutto però mai perdere di vista i vostri obiettivi. Cercate di raggiungerli. Volete essere idraulico? Ben venga, anche gli idraulici mancano. Volete essere muratore? Anzi, giusto nemmeno mancano per ristrutturare casa, quindi scherzi a parte. Però io consiglio sempre di fare ciò che vi dice il vostro, potrei essere banale, però il vostro cuore, cioè voglio essere astronauta, lotta nella vita per diventare astronauta. Adesso noi vi abbiamo appena fatto una domanda per i ragazzi di oggi nella scuola, ma ora io ti faccio: tu com'eri da giovane a scuola? Come la vedevi più che altro? Bella domanda. come vedevo la scuola? La vedevo come un obbligo. Okay? Andavo a scuola sempre, non ho mai marinato scuola, forse una volta.
potevo anche non andare a scuola, tanto quando avevo 18 anni mi firmavo la giustificazione. Ma non ho mai sentito questa esigenza, perché andare a scuola era per me un momento anche di socializzazione, era un momento di crescita, di confronto. Ho sempre avuto necessità di dovermi confrontare con le persone di qualunque, diciamo, livello culturale, insomma, e ho sempre trovato che è importante riuscire a confrontarsi e riuscire anche a capire il pensiero degli altri. Questo è importante anche per, diciamo così, no? Non voglio essere troppo discorsivo, infatti pensano gli altri, è importante che la società dove noi stiamo riuscirà a rispettare anche la libertà degli altri, riuscire a rispettare le necessità degli altri, in maniera tale che gli altri poi possano rispettare le tue. Comunque la scuola è sempre stata vista da me come un momento di necessario per la crescita. Non mi sono mai fatto troppe domande sul doverci andare, non doverci andare, mi sono sempre detto si va perché questa è. Quindi hai trovato un aiuto nel tuo percorso oppure pensavi di riuscirci? Assolutamente sì, okay. Certo, è importante andare a scuola. E un'altra domanda.